do il benvenuto a tutti quanti e vi ringrazio per la vostra attenzione e per la vostra presenza. Io cedo immediatamente il microfono al dottore Andrea Papa, che sarà il moderatore un pochettino di questo incontro che ci riguarda un po' tutti quanti in maniera diretta. Ci riguarda perché riguarda la società, una società attiva, viva. Chiediamo scusa di questo piccolo ritardo perché ci sono stati degli inconvenienti per quanto riguarda alcuni ospiti. Purtroppo capita in un periodo un pochettino caldo. Comunque noi diamo subito inizio a questo, diciamo, incontro sulla tematica in essere, e lascio il microfono al dottore Papa. Prego. Buonasera a tutti, presento i partecipanti a questo convegno, che, come già detto dal professor Antonacci, è inerente al nuovo corso di studi che si è andato a creare per l'Istituto Professionale Enrico Medi. Abbiamo l'onore di avere qui presenti la dottoressa Daniela Colazzo, assessore vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione del Comune di Calatone, Flavio Filoni, sindaco del Comune di Calatone, Maurizio Pinca, assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive, poi il dottor Davide Cammarota, il dirigente scolastico dell'Istituto Enrico Medi, il dottor Sebastiano Leo, assessore della Regione Puglia al lavoro, formazione professionale, diritto allo studio, istruzione e università, e il dottor Augusto Romano, vicepresidente della Confindustria di Lecce con delega ai rapporti economici. Ci scusiamo si scusano per la loro assenza il consigliere regionale Sergio Blasi, che aveva degli impegni istituzionali e non è riuscito ad essere presente, così come anche il presidente del GAL Cosimo Durante, che purtroppo era impegnato in un'importante iniziativa a Roma e non è potuto essere presente. A questo punto do la parola al sindaco Flavio Filoni per i saluti alla cittadinanza e dichiaro aperto il convegno. Buonasera a tutti, grazie Andrea, un saluto a tutto il mondo della scuola della nostra città, dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Enrico Medi, saluto il dirigente, tutto il personale docente della scuola Medi di Calatone. Oggi apriamo le porte del Palazzo Marchesale a questa novità dell'anno scolastico prossimo 2018-2019, un nuovo indirizzo, un indirizzo che i docenti, il preside, tutti hanno voluto inserire nell'offerta formativa, questo dell'industria artigianato per il Made in Italy, un obiettivo raggiunto di comune accordo con la Regione Puglia, e il mio ringraziamento va anche all'assessore Leo. Come diceva Andrea, si scusa sia il consigliere Blasi perché ancora era per strada da Bari, che ritornava dalle attività del Consiglio regionale, e anche il presidente del GAL, che è impegnato a Roma per attività istituzionale. Purtroppo non sono qui con noi, come sono periodi intensi questi, che sono impegnati in altre cose, non sono potuti essere con noi, però sono attenti a questa iniziativa e salutano l'Istituto di Istruzione Superiore Enrico Medi. Come dicevo prima, un nuovo indirizzo che apre le porte della nostra città a nuove occasioni di lavoro per i nostri giovani, cioè ritornare comunque all'artigianato, ritornare all'industria, ritornare al prodotto italiano per eccellenza, e può essere una svolta per la nostra comunità cittadina, per la comunità scolastica, offrire le nozioni, le basi ai nostri giovani ragazzi per inserirli nel mondo del lavoro. Questo è quello che hanno voluto, poi sarà il professore Antonacci a illustrare meglio il perché di questo indirizzo, e secondo noi abbiamo sempre creduto nella formazione, nell'istruzione, abbiamo voluto come amministrazione che il professionale per il commercio di Calatone, intitolato a Cosimo VII, rimanesse in quella struttura, perché pensiamo che i luoghi che molti prima di noi hanno istituito per la formazione dei nostri ragazzi dovevano rimanere
dei posti dove ci doveva essere l'istruzione. Noi abbiamo voluto conservare le classi del professionale per il commercio lì, allora via Corsieri, e abbiamo voluto comunque continuare a collaborare con forza con tutte le iniziative che l'Istituto Medi mette in campo, con i PON, quant'altro, perché comunque pensiamo che il rapporto tra scuola e comune deve continuare per far crescere la nostra comunità cittadina, per far crescere i nostri ragazzi. Questo volevo dirvi, il mio è un saluto, quello di oggi, e passo la parola ad Andrea passo la parola al dirigente per il saluto come scuola. Grazie a tutti. Grazie di aver sentito. Anche il mio sarà un saluto, quindi sarò breve. Grazie, io voglio cominciare con il ringraziare tutte le persone che hanno permesso l'organizzazione di questo evento. Professore Antonacci, tutti i colleghi docenti del professionale che con tenacia hanno voluto questo evento, ma questo evento è per certi versi un punto d'inizio, ma per altri versi è un punto finale di un percorso che è iniziato in quest'anno scolastico e che vede la scuola come al solito riflettere al suo interno. La dimensione riflessiva della nostra professione è fondamentale, i docenti devono riflettere sul proprio operato e in qualche modo anche la scuola, l'istituzione riflette sul proprio operato. Cos'è che ci serve fare una riforma scolastica nel 2010 e poi rifarla dopo 7 anni, quando il ciclo scolastico è di 5 anni, quindi sì e no sono usciti un paio di infornate, di diplomati della vecchia riforma, cioè rifare la riforma mi sembra un po' uno stop and go che non fa bene alla scuola in linea di principio. In questo caso vogliamo sperare che le innovazioni di cui sicuramente ci parlerà il professor Antonacci dopo, ma qui farò brevissimamente cenno anche io adesso, saranno migliorative certamente rispetto al precedente profilo dei professionali. Quindi anche il legislatore che in qualche modo, perché il calo del professionale non è solo qui a Velata, è un fenomeno ovviamente nazionale, e quindi è evidente la volontà del legislatore di in qualche modo trovare dei percorsi per contrastare questo trend negativo rispetto a questo ordine di scuola. E quindi all'inizio dell'anno scolastico i nostri docenti, in particolare i docenti del professionale, la professoressa Sorella, Trisolino, Antonacci, eccetera, un bel team di docenti, si sono presi questo decreto e l'hanno studiato a fondo. In realtà erano parecchi decreti da studiare, il collegio dei docenti ha lavorato sodo, si sono divisi in gruppi, ognuno si è studiato il decreto di proprio interesse. Dal loro studio è venuta fuori la proposta del nuovo indirizzo. Abbiamo attuato, quando è arrivato il momento giusto, abbiamo attuato la pratica burocratica, abbiamo chiesto il parere dell'amministrazione comunale, con la quale devo dire abbiamo ormai un'interlocuzione quotidiana, perché ieri ci siamo visti per il corso degli adulti, oggi vi ho mandato il bando con preghiera di pubblicazione, quindi ormai, come dire, c'è un'intima connessione tra la scuola e il territorio che prosegue quello che c'era prima, ma magari l'ha anche rafforzato in questo caso. Ecco quindi che abbiamo fatto la pratica burocratica, i nostri referenti regionali anche loro si sono impegnati, hanno lavorato sodo, e quindi in esito a questo processo la regione ha approvato il nuovo indirizzo. Quali sono molto sinteticamente le novità di questa riforma rispetto a quella precedente? C'è il desiderio di potenziare i laboratori, c'è il desiderio di dare ancora più flessibilità e autonomia alla scuola, che in parte è una cosa che potrebbe anche verificarsi. In questo momento, diciamo, fino a questo momento in generale gli spazi di flessibilità e autonomia che in teoria ci sono nelle scuole nella gestione dei percorsi formativi, in concreto raramente si sono attuati per la carenza di personale sostanzialmente, perché in tutti i decreti, in tutti i momenti legislativi c'era sempre scritto a costo zero, cioè tu puoi fare la flessibilità, puoi fare delle variazioni ma a costo zero, ma a costo zero è difficile fare variazioni, perché se io ho un elenco di docenti che possono insegnare solo quelle materie, come faccio a fare delle variazioni? Cioè devo mantenermi nell'arco di quelle materie, quindi era un po' un discorso più teorico che pratico. Da 3 anni noi abbiamo un organico potenziato, quindi ci hanno dato dei docenti in più. E con questi in teoria si potrebbe fare qualcosa, dico anche qui in teoria, perché poi in pratica non ci hanno dato i docenti che abbiamo chiesto, ci hanno dato i docenti, in parte quelli che abbiamo chiesto, in parte docenti che ci sono arrivati a scuola, per carità, sono sempre contentissimo di avere personale in più, però non è esattamente i profili che ci servivano.
E quindi anche qui si vede la, come dire, il fatto che la manovra abbia anche un aspetto di tipo occupazionale, che va anche bene perché insomma il lavoro va anche in qualche modo promosso e non dico creato dal nulla, ma insomma favorito. Poi le materie questa volta sono aggregate per assi culturali, quindi diciamo c'è una semplificazione del quadro orario. Questa riforma dobbiamo anche dire che è ancora a metà del guado, perché nel testo del decreto legislativo 61 che prevede l'indirizzo del Made in Italy ci sono anche due prospettive future di due strumenti legislativi che dovevano già essere promulgati, ma che in realtà non ci sono, perché in un passo si parla di entro 90 giorni verranno fatti i quadri orari, che ancora non ci sono, entro 120 giorni bisognava fare, in un altro articolo si fa riferimento alla rete dei professionali nazionali, neanche questo c'è. Siamo nel guado, siamo in un periodo ci saranno le elezioni il 4, quindi ci sarà sicuramente un nuovo Parlamento, una nuova Camera dei Deputati, un nuovo Senato della Repubblica, non sappiamo che cosa succederà, speriamo che ci sia una certa continuità e che si voglia proseguire su un solco che per adesso è stato appena tracciato. Noi stiamo relativamente tranquilli perché tanto il biennio comunque è più o meno uguale, quindi abbiamo un po' di tempo per ragionevolmente, auspicando ovviamente che si riesca a fare una classe di iscritti e che quindi tutto quello che stiamo dicendo adesso diventi anche un qualcosa di concreto e non solo una via, diciamo, un pio desiderio, ecco, avremo comunque un po' di tempo per aspettare che questi elementi normativi successivi, questi tasselli legislativi che al momento mancano, vengano ad andare in sede. Io sono stato qui a Gradone l'altra sera, il 26, venerdì mi sembra che fosse, e ho ascoltato con grandissima attenzione, sono rimasto veramente folgorato perché non avevo mai partecipato a questo tipo di cose, alla relazione del presidente Cosimo Durante, che ha presentato il piano d'azione locale del GAL Terre d'Arneo, e diciamo che lì ho visto la luce, nel senso che noi dobbiamo andare in quella direzione. La direzione è quella di fare rete con le realtà come il gruppo d'azione locale, che ci propongono una serie di stimoli che vanno dai percorsi formativi ai percorsi lavorativi all'aiuto all'impresa, e allora è con questi soggetti che noi dobbiamo colloquiare, perché un'attuazione virtuosa del Made in Italy non può prescindere chiaramente da ciò. E quindi sono stato veramente contento l'altra sera di aver partecipato e di aver visto come, in quali quante misure sono previste, alcune delle quali potrebbero anche interessarci direttamente come scuola, altri ci interessano indirettamente perché interessano l'imprenditoria, il supporto al turismo e il supporto all'agricoltura, che in qualche modo possono rientrare nel discorso del Made in Italy. Niente, io concluderei qui questo mio breve saluto e ringrazio tutti i presenti e mi auguro soprattutto che in esito a questo poi noi andremo a concretizzare, trovando nelle nostre reti di pescatori di alunni, qualche alunno in più a favore, diciamo, di questo indirizzo, ma anche di tutti gli altri della nostra scuola. Grazie. Ringraziamo il sindaco per i suoi saluti e anche il dirigente scolastico Camarota per questo saluto e questa introduzione a quello di cui adesso ci parlerà il professor Antonacci, che passo passo ci descriverà tutto l'iter che ha portato alla creazione di questo corso. Grazie. E grazie, io sto qui giù in zona operativa come sempre, cerco di essere appunto con questa strumentazione attivo e magari anche in modo tale da poter dare un'immagine anche di quello che è il percorso che c'è stato attorno a questa particolare interessante novità. Il mio dirigente, il professore Camarota, ha dato già delle indicazioni fondamentali perché sono delle indicazioni che sono importanti per la comunità scolastica, ma in realtà per la comunità in senso generale, in senso lato. E prima di iniziare questo percorso io volevo dare, chiedo scusa, mi sposto ogni tanto perché non è felice la mia postazione,
queste parole di Papa Francesco: a voi giovani, abbiate sempre gli occhi rivolti al futuro, ci vuole coraggio, umiltà e ascolto per dare espressione al rinnovamento. Queste parole di Papa Francesco sono fondamentali, perché ci sono parole chiare, parole forti, e che futuro, coraggio, umiltà, ascolto, rinnovamento. Galatoria si è posta in questa situazione, ha voluto essere e vuole essere una cittadina all'avanguardia, vuole porre le problematiche sociali, le problematiche, diciamo, della comunità come elemento fondamentale per raggiungere una cosa semplicissima: un benessere possibilmente migliore. Questo. Sembrano poche parole, semplici, ma in realtà sono difficilissimi da raggiungere. È una situazione fondamentale che si pone sempre come principale, anzi l'attore principale che si vuol far muovere nel campo della vita, e sono proprio quel termine all'inizio: giovani, i nostri giovani, coloro che saranno il nostro futuro. Noi che facciamo scuola abbiamo la responsabilità dell'istruzione e della formazione, e sentiamo fortemente a cuore questa problematica. Ma c'è in atto un cambiamento, ecco, è stato nominato il direttore del GAL Durante, e purtroppo appunto gli impegni a Roma trattenuti all'ultimo momento ci portano a considerare, a non aver presente un altro ulteriore momento molto importante di congiunzione, di sinergia tra territorio gestito dagli enti locali e la formazione, la scuola. Noi abbiamo qui un esempio visivo di come il Made in Italy è un qualcosa che non deve essere lontano dalla nostra realtà, la nostra realtà produttiva, la nostra realtà della società che è nel campo economico e che ci coinvolge e che ci fa essere protagonisti all'interno di un sistema, della macrostruttura e del nostro bel paese, ma soprattutto anche del territorio, il piccolo territorio. Perché questo indirizzo adesso è importante? Perché vuole proprio dare forza a quelle che sono le risorse del territorio. Queste sembrano anche queste parole così scontate, ma in realtà sono parole fondamentali per poter tirar fuori da questo Salento, ma anche, io dico, partiamo anche dal nostro paese galateo, dal Galatone, quello che sono le ricchezze primarie. Poi è una, la risorsa umana, oltre ovviamente quelle materiali e quelle del territorio. E questo processo di cambiamento sta all'interno di uno sviluppo economico che ha come punto di finale il lavoro. Io quando mi rivolgo ai ragazzi dico sempre una cosa: ci sono due cose fondamentali nella vita, gli affetti e il lavoro. Gli affetti chiaramente riguardano il cuore, il lavoro riguarda la comunità, la società, il vivere in un sistema organizzato. E questa è la rivitalizzazione del tessuto produttivo e commerciale, e che serve per costruire il nostro futuro. Questo processo di cambiamento quindi è un'innovazione che la comunità sente forte. Io ho visto che qui si sta muovendo all'interno di questo territorio, a partire dall'Italia sicuramente, ma soprattutto nel nostro Salento c'è la volontà di voler qualificare il prodotto del Salento. E come, cosa meglio all'interno di questo sistema, dove praticamente noi abbiamo una complessità di figure, anche di istituzioni ovviamente, l'impresa, l'economia, la scuola, il territorio, lavoro, Stato, famiglia, sono parte di un sistema complesso, un organismo veramente complesso. Ma poi ci domandiamo, in questo organismo, in questo sistema complesso, cosa fa la scuola? Quale ruolo ha la scuola nel sistema economico? Beh, la scuola all'interno del sistema economico ha un ruolo fondamentale. Io che insegno al professionale ovviamente ritengo che la cosa fondamentale sia che la scuola debba essere il punto di riferimento per la costituzione di una società. Non sono parole semplici e non sono parole luoghi comuni, è proprio la scuola il punto di partenza da cui una società si può fondare. La scuola è fonte di idee, è fonte di preparazione, di istruzione, ma la cosa fondamentale che c'è nell'ambito soprattutto dell'indirizzo professionale è quello di dare il sapere del fare, cioè come preparare i ragazzi a saper fare, perché dobbiamo saper tradurre la concretezza. Allora, una cosa
che è successa proprio in questi giorni è quello che l'istituto professionale ha avuto questa nascita di questo nuovo indirizzo. Industria artigianato per il Made in Italy. Il nostro preside Camarota ha già spiegato molto bene alcuni punti focali e ovviamente in questo incontro dove c'è una comunità, quando ho parlato con il dottore Romano che mi chiedeva un pochettino quale potesse essere l'uditorio, io dicevo è la comunità. Allora la comunità è fatta da persone grandi, da persone che fanno la scuola, che sono andate a scuola, che magari hanno già l'attività, è fatta da imprenditori. Allora la cosa importante è capire come la società possa essere in sinergia. Con il decreto legislativo 61 del 2017, che ha accennato già dirigente, viene disciplinata la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale. Quindi qui c'è il momento chiave di questa scelta da parte del legislatore di capire cosa fare per migliorare un rapporto, una sinergia tra società produttiva e la formazione. Ecco allora che gli indirizzi scolastici, gli indirizzi diciamo riguardo al professionale, sono passati da 6 a 11. Una cosa molto importante, quindi ci sarà, e chiaramente abbiamo una situazione ancora in fieri e deve essere sviluppata, il cambiamento del quadro orario, ma soprattutto si punterà a un'attività di laboratorio. Il punto C, vedete, è proprio il piano dove il nuovo indirizzo è questo proprio dell'industria artigianato per il Made in Italy. Cosa porterà questo percorso? Porterà le scuole territoriali, non ci saranno, o meglio, l'istituzione professionale, sono praticamente le scuole territoriali dell'innovazione. Parole chiave, innovare, cercare di stare al passo con quello che è il cambiamento sociale, ma soprattutto anche il cambiamento produttivo. E io credo poi qui ci sarà ancora una volta il dottore Romano che ci saprà dare delle indicazioni come la società produttiva cambia in funzione di quello che è l'evoluzione. E la scuola non può essere che al passo, deve essere, ha l'obbligatorietà di essere al passo con questi tempi. Quindi ci saranno laboratori di ricerca, sperimentazioni e di innovazione. Una cosa molto importante, quindi, è quello di saper trovare le strategie in un territorio. Galatone ha la fortuna di avere un professionale che ha avuto nella sua storia grandi, grandi momenti, anche dal punto di vista numerico, è stata centrale rispetto a quello che era un territorio limitrofo anche con paesi, con succursali dei paesi limitrofi, chiedo scusa l'iterazione. Poi c'è stato un momento in cui questa gloria è tra virgolette decaduta. Decaduta perché? Perché non si è creduto nella funzione reale che il professionale ha come finalità a livello di istruzione e di formazione. Perché oggi si sta ripuntando nuovamente nel 2017, dopo magari questa impasso, questa non chiara situazione del 2010, di ristabilire il legislatore vuole formare gli studenti ad arti, mestieri, professioni strategiche per l'economia del paese, nella macrostruttura, il bel paese, ma anche e soprattutto al territorio. Perché la comunità galatea deve essere attenta? Deve essere attenta la comunità produttiva perché sono i nostri giovani gli autori futuri del lavoro, devono essere i nostri giovani autori del loro futuro nel proprio paese, nel proprio territorio. È difficile? Io no, non ritengo che, ovviamente è un percorso anche questo complesso, ma la cosa fondamentale, ecco qui c'è un attimo il riferimento al quadro orario, ma lo bypasso semplicemente perché il discorso volevo portarlo a quello che debbono essere gli studi professionali. Sono le vere scuole per il Made in Italy. Made in Italy è un brand, è un concetto, ma una realtà concreta dal punto di vista industriale. Cosa significa però nello stesso tempo per il territorio? Significa in pratica che, ecco qua, noi abbiamo all'interno di questo processo questo nuovo percorso di istruzione professionale con il percorso di innovazione, dove abbiamo i momenti di apprendistato, oltre che alla formazione professionale che partono già dal secondo anno della scuola superiore. Secondo anno, 16 anni praticamente di età, sono l'età obbligatoria. Si tenterà, o meglio, l'indicazione è quella di arrivare al 18° anno con una qualifica professionale. Ora il problema principale è capire com'è che questo percorso, nuovo percorso che il legislatore ha voluto del Made in Italy, l'industria artigianato per il Made in Italy,
anche a detta della parola del Ministro, cosa ha quale finalità? È quella di investire nella parola chiave altrettanto importante dei laboratori. Se prima c'erano delle situazioni lasciate un pochettino al caso oppure al personale a disposizione, oggi sta parlando già di 48 milioni di euro da investire nell'anno scolastico 18-19. Non sono ovviamente speranze mie, ma sono parole e c'è la copertura finanziaria da parte del Ministero. Quindi stiamo parlando di investimenti seri riguardo al problema, o meglio, riguardo alla questione. Qual è il vantaggio di questo Made in Italy? Esattamente quello di avere un percorso di alternanza scuola-lavoro all'interno delle aziende. Le aziende, le imprese, che devono avere un punto di riferimento anche, non solo deve essere punto di riferimento per i ragazzi e quindi essere anche di preparazione per la formazione professionale, ma viceversa ricevono anche dalla scuola indicazioni di quella che dovrebbe essere la condizione fondamentale per quanto riguarda la costituzione della rete di imprese. È fondamentale, in pratica, anche qui si accennava prima il ringraziamento a un gruppo di lavoro. Beh, allora qui o si capisce che il punto di riferimento è uno in particolare, quello che bisogna fare rete, quello che bisogna fare squadra, quello che bisogna fare è lavorare nel concetto dell'insieme, il noi. Questo è il punto saliente che oggi noi cerchiamo di sottolineare. Niente, concludo, giusto perché era anche la mia doveva essere semplicemente una introduzione all'argomento, ricordando che l'interesse che ha un territorio per acquisire questo indirizzo industria artigianato per il Made in Italy è quello di avere e produrre la ricchezza all'interno del proprio territorio, coinvolgendo in primo luogo i propri ragazzi. La scuola si pone quindi come momento formativo, ma anche come propulsore di un'economia d'insieme, un'economia che sia sempre più solida e soprattutto capace di valorizzare ciò che c'è nel proprio territorio. Dall'economia turistica, dal turismo a quello agricolo, a quello che il campo imprenditoriale può presentare. Ecco, a me sembra che in questo momento possa aver detto sufficientemente, anche se ovviamente il discorso ha una complessità, un approfondimento nello specifico ulteriore e con ulteriori momenti altri. Però mi sembra di dover dare in questo momento la parola adesso, la continuazione, al dottor avvocato Binca, perché ecco, il mio era un discorso legato a quello che è la funzione della scuola, dell'istruzione, la formazione, dove l'innovazione è a servizio, l'innovazione e la professionalità è a servizio del futuro, soprattutto ovviamente dei ragazzi. La scuola forma in questo senso, ma non può essere nulla concretizzato se non c'è una volontà politica con la P maiuscola, dove politica è, ritorno a quello che era all'inizio il mio concetto iniziale, dove la politica è ciò che serve per il benessere di una comunità. Finisco con una frase di Abraham Lincoln: the best way to predict your future is to create it. Perdonatemi il mio inglese, ma è il miglior modo per predire il tuo futuro è crearlo. Noi stiamo cercando di creare il nostro futuro. Sembrano parole campate in aria, sembrano parole vuote? No, io ci credo fortemente, perché sono convinto, e io so la forza dei ragazzi, che attraverso la costruzione del proprio futuro e attraverso la creazione di questo stesso. Io creo il mio futuro, devo essere artefice del mio futuro. Faber, sue ipse fortune. Grazie. Io penso che aprire una scuola, anzi in questo caso riaprire una scuola, sia una grande vittoria per la comunità, perché credo che sia una delle istituzioni fondamentali per tutti quanti, e in questo devo ringraziare il vice sindaco assessore Colazzo, che ha fortemente sostenuto l'idea di destinare l'edificio di via Corsieri a questa funzione.
funzione, così come ringrazio il professor Antonacci, il professor Sassarella e quanti altri presidi si sono spesi in questa iniziativa. Perché vedete, la scuola non è soltanto l'involucro fisico all'interno del quale stanno i professori e gli studenti. La scuola fa parte di un'architettura più complessa, che noi forse ci siamo dimenticati. Un'architettura che i nostri padri costituenti avevano disegnato secondo un percorso che è stato completamente distrutto negli ultimi 40 anni. Era un percorso in cui un individuo cresceva nella prima formazione sociale che era propria, che era quella della famiglia, e abbiamo visto come la famiglia, soprattutto per la mancanza di lavoro e per tutto il resto, è una unità politica minima che va sempre più in difficoltà. Subito dopo c'era la scuola, che doveva accompagnare l'individuo in questa crescita sia dal punto di vista formativo per incontrare poi il mondo produttivo e il mondo del lavoro, sia dal punto di vista della coscienza di cittadino, perché all'interno della scuola si doveva formare quell'uomo che era cosciente di vivere all'interno di una società complessa difendendo quelli che erano i valori fondamentali di quella società. Poi vabbè, c'era partito il sindacato, il discorso diventerebbe molto lungo, ma voi capite che durante questi ultimi anni tutte queste società intermedie che portavano alla crescita dell'individuo sono state minate alla base e progressivamente distrutte, qualcuna del tutto distrutta. Questo chiaramente provoca un disorientamento sia dal punto di vista produttivo che dal punto di vista della crescita politica. Questa amministrazione, il sindaco, ha voluto riaffermare la necessità che ci sia una scuola e che ci sia in particolare questo percorso dell'industria dell'artigianato del Made in Italy con la formazione professionale. E in questo noi accompagneremo l'iniziativa, professore Antonacci, proprio come diceva lei, lo sviluppo economico passa attraverso la scuola. Noi abbiamo come amministrazione cercato sia nel campo commerciale che nel campo industriale di attivare alcune iniziative che possano essere poi un trampolino di lancio per i futuri studenti che saranno formati all'interno di questo indirizzo, che io condivido appieno, perché industria e artigianato per il Made in Italy significa, e questa volta in senso buono perché qualche volta assume dei significati diversi, che bisogna creare uno strumento identitario per i nostri prodotti che sappia poi far riconoscere la qualità all'interno del consumatore. Oggi con una parola che ormai l'inglese viene poi, no? Creare una brandizzazione del prodotto, creare un marchio che sappia far distinguere non soltanto il Made in Italy, io dico il Made in Salento e perché no domani anche il Made in Galatone, se riusciamo ad avere un ripristino di quelli che sono i nostri prodotti di eccellenza, che possono essere prodotti artigianali ma poi nello sviluppo possono essere prodotti agricoli, può essere insomma di tutto da questo punto di vista. E sotto questo profilo, con il distretto urbano del commercio abbiamo allo studio un marchio che possa contraddistinguere, quindi si può lavorare in sinergia con l'istituzione scolastica, che possa contraddistinguere il prodotto artigianale e anche il prodotto agricolo del nostro comune. Abbiamo aperto, qui c'è il vicepresidente di Confindustria, che Confindustria fa parte del gruppo di studio insieme all'università per quanto riguarda le zone economiche speciali, che sono questa misura di incentivazione qui sulla parte diciamo più prettamente industriale, e che consistono nel fatto che possono essere identificate delle aree in cui c'è una particolare defiscalizzazione e quindi possono attrarre degli investimenti di carattere industriale. Abbiamo insistito perché il distretto industriale di Galatone Nardò possa essere inserito all'interno delle ZES, di queste zone economiche speciali. C'è un tavolo che si è tenuto alla regione di cui ancora non c'è esito, però anche lì si insisteva nel fatto che non si può parlare, non mettiamo la zona economica speciale perché mancano le infrastrutture, perché questo è un cane che si morde la coda, in questa maniera chi non ha le infrastrutture sarà sempre penalizzato e così via. Quindi diciamo un discorso anche lì condotto sotto il profilo del settore industriale, che può avere uno sviluppo se abbiamo un interlocutore valido. Abbiamo anche fra poco questo appuntamento elettorale, per cui spero e credo che non si interrompa questa interlocuzione e che si possa arrivare, perché si era fermata fino a poco tempo fa ai porti di Bari e di Taranto, e mi sembra che, voglio dire, c'è tutta un'altra
che parte del sud-est adriatico, come si chiamava una volta, che non può essere trascurata e che è una grande economia produttiva. Poi, come ben diceva il professor Antonacci, noi sostanzialmente dobbiamo anche pensare che il meccanismo di innovazione, no? L'ho detto volentieri perché la definizione dell'articolo 1 del decreto legislativo del 61 è interessantissima, no? I cui percorsi di istruzione professionale sono scuole territoriali di innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, cioè viene più volte sperimentazione di innovazione didattica, cioè noi siamo di fronte a questa sfida. E la prima sfida per raggiungere questo qual è? La prima sfida è che noi dobbiamo impegnarci come parte politica a mettere a disposizione una ricerca di fonti esogene, di finanziamenti esogeni che possano rappresentare delle start-up per il mondo dell'imprenditoria, per il mondo dell'artigianato, per il mondo dell'industria. Abbiamo già attivato e sarà data ampia pubblicità a questo fatto uno sportello per questi fini, e cioè una consulenza per gli artigiani, per gli imprenditori, soprattutto per gli imprenditori giovani, per chi vuole affacciarsi per la prima volta nel mondo dell'imprenditoria, in collaborazione con Pazlab, tutti i lunedì alle ore 17 presso il primo piano del comune, sarà resa questa consulenza a tutti quanti, ma soprattutto verranno informati di quali sono i bandi di finanziamento in essere, perché uno può anche sapere che Tecnonidi non è uscito, che è scaduto, eppure aveva una grande idea dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, in quel caso sotto il profilo della strumentazione informatica. Quindi il primo momento è quello dell'informazione, quello della formazione lo svolgeranno egregiamente l'istituto Enrico Medi, l'istituto professionale con questo nuovo indirizzo. A noi come parte politica serve creare le basi perché poi si possa avere questo incontro fra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Già è prevista una bellissima cosa, perché l'apprendistato di primo livello, e qui c'è l'assessore Leo, se si unisce formazione e lavoro, quindi l'apprendistato di primo livello che vuol dire far entrare il giovane all'interno, io ho visto delle realtà modenesi in cui nel campo della meccanica, per esempio, ragazzi di 16 anni si cimentavano con delle cose che effettivamente li facevano crescere dal punto di vista professionale all'interno di aziende che comunque li accoglievano, che li facevano mettere in pratica quello che avevano imparato sui banchi di scuola e quindi che completavano questo percorso. Io non voglio dilungarmi oltre, ma penso che questo sia un importantissimo appuntamento per la nostra comunità. Dobbiamo immaginare un nuovo modello di sviluppo per questo paese, se vogliamo muoverci dall'immobilismo che ha caratterizzato gli ultimi anni. Noi ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo messo in campo anche la cooperativa di comunità, che io metto in tutti i posti, professore, ma sa perché? Perché non è una cooperativa, è ricostruire una comunità, e di questa comunità fa parte la scuola, fa parte quell'istruzione professionale, fanno parte tutte le persone di buona volontà che vogliono mettersi e lasciare un segno in questo paese, se non altro per dare ai nostri giovani, insomma, un paese più moderno, più vivibile e in cui non ci sia più benessere, come bene ha detto lei all'inizio. Grazie. Ringraziamo l'assessore Pinca, cediamo adesso la parola all'assessore regionale Sebastiano Leo. Grazie, buonasera a tutti e ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa. Io però devo dire alcune cose che insomma devo mettere in linea alcune situazioni. Io qualche mese fa, adesso non ricordo quando, incontrai dei docenti qui a Galatoli che stavamo in quella stanza e ricordo che mi piacque molto questa loro, come normalmente i docenti sono, come dire, amano la scuola, lavorano per la scuola, parlano sempre di scuola, in qualunque posto, tu vai a cena, incontri il docente e si parla di scuola. Quindi la scuola per i docenti è tutto. E ricordo che mi chiesero la possibilità di avere qualche indirizzo nuovo, perché insomma le scuole poi perdono studenti, dobbiamo anche mettere in campo questa cosa. Mentre le università crescono, gli studenti, perché più gente, più studenti, più giovani scelgono di andare all'università,
dopo il diploma, non perché sono di più gli studenti, anzi c'è un taglio assolutamente straordinario, importante. Tra qualche anno le scuole, come dire, non avranno più studenti, perché se continuiamo in questo modo, diciamo, sta arrivando dalle scuole primarie, diciamo, un taglio importantissimo di studenti. Quindi avremo pochissimi ragazzi che frequenteranno le scuole. Questo bisogna sempre tenerlo in conto, perché il politico, se parlare di politica, di buona politica, il politico deve fare questo, deve cercare di comprendere quello che avverrà fra 5 anni, fra 10 anni, e questo succederà purtroppo tra 10 anni. Il calo demografico, il calo delle nascite, quindi questa è una realtà, diciamo, purtroppo bruttissima, ma è così. E oltre a questo dobbiamo anche comprendere tra 10 anni quali sono le nuove professioni, di che cosa parliamo, perché noi sappiamo già tra 10 anni quali saranno i nuovi lavori, su che cosa bisogna puntare, ricercatori, ma non solo, anche imprenditori che fanno ricerca e che vanno e seguono il mercato, già, come dire, sono capaci, sanno già dire quelle che potranno essere e devono essere i lavori futuri. Però ritornando a noi, insomma, incontrai i docenti che mi chiesero la possibilità di avere questi nuovi indirizzi. E io ho subito immaginato, insomma, che a Galato, in questo Interland, un paese importante, un territorio importante, in particolare questo indirizzo era assolutamente necessario per tanti motivi. Intanto perché bisogna, come dice il preside, contrastare le iscrizioni che purtroppo mancano un po' dappertutto. Quindi la prima cosa è questa, perché poi i docenti perdono le cattedre, perché poi i dirigenti vengono a accorpare gli istituti. Sono tutte cose che io affronto ogni giorno. Quest'oggi ho riportato in giunta rettifiche e integrazioni al piano di dimensionamento, perché poi è la regione che decide, solo la regione. Io sento le province, sento i comuni, sento l'USR, poi decide la regione sui nuovi indirizzi. Perché dico questo? Perché la regione deve essere protagonista, perché la regione deve mettere le risorse, la regione deve coordinare gli interlocutori, diciamo, del territorio, ecco, devono essere necessariamente coordinati, perché ci sono in questo momento, un momento straordinario, un momento dove, come voi sapete tutti, si parla di alternanza scuola-lavoro, si parla di sistema duale, si parla di apprendistato, si parla di garanzia giovani, si parla di start-up, si parla di un sacco di cose che però, come dire, vanno messe in linea, non solo in linea, ma anche vanno programmate bene, vanno programmate in tempo, e soprattutto tra gli enti locali, tra amministrazioni, siano esse amministrazioni civiche, quindi comuni, sindaci, ma anche con le istituzioni scolastiche, ma anche con le associazioni datoriali. Cioè occorre davvero fare sistema e fare rete, e la problematica, diciamo, del tempo, che io la cito sempre, la citerò anche questa sera, è assolutamente fondamentale. Noi dobbiamo programmare insieme, perché se non si programma insieme, la sconnessione temporale non porterà a nulla, porterà a lavorare inutilmente. E allora occorre intanto essere informati, quindi capire, l'assessore lo diceva bene, quali sono le misure, quali sono gli strumenti a disposizione delle scuole, gli strumenti a disposizione, diciamo, delle imprese. E quando si parlava, ho ascoltato 48 milioni di euro. 48 milioni di euro vuol dire che, se il governo destina 48 milioni di euro, vuol dire che non vuole destinare nulla alla scuola, nulla. Solo con la misura di diritti a scuola, che scadeva oggi, io ho destinato 30 milioni di euro per la Puglia, solo per la Puglia. Quindi immaginiamo, 40 milioni di euro non sono niente. Poi c'è un altro ragionamento che bisogna fare. Questo, intanto, è stato già detto, probabilmente lo si dirà ancora, questo indirizzo darà ai ragazzi, tantissime ulteriori possibilità, di acquisire competenze, di acquisire, saper fare, e quindi di avere più possibilità per entrare nel mondo del lavoro. Questo, è assodato, e i ragazzi fanno bene, riprendono il ragionamento che qualche anno fa è stato interrotto con i professionali, perché proprio l'altro ieri il presidente di Confindustria Italia ha detto che mancano, veramente lui è un po' esagerato, dicendo che non iscrivetevi ai licei, pensate più ai professionali e ai tecnici. No, a me non piace molto questa,
questa affermazione. Però bisogna comprendere bene che cosa vogliamo dalla scuola, cioè bisogna capire che cos'è questa alternanza scuola-lavoro. Cioè, se non c'è una connessione importante con il mondo delle imprese, se alle imprese non si dà l'opportunità di ricevere questi studenti per farli lavorare, per dargli un minimo di competenze e quindi dare anche delle risorse alle imprese, le imprese non prenderanno mai sul serio questa alternanza scuola-lavoro. E allora su questo bisogna mettersi d'accordo, bisogna comprendere e dire che le imprese devono essere protagonisti, sì, ma responsabili, affinché avvenga questo le imprese devono avere le giuste risorse, devono avere delle risorse strutturali, cioè delle risorse che vanno a favore degli studenti che fanno alternanza scuola-lavoro, altrimenti le imprese non lavoreranno mai con le scuole, giustamente, perché per prendere 10 studenti le imprese devono fare almeno un piano per la sicurezza sul lavoro, che costa, no? le risorse le imprese le investe per acquistare macchinari, informazione del personale, le investe in questo, non in altro, perché questo è l'obiettivo dell'azienda, è lo scopo dell'azienda, ognuno ha le sue caratteristiche. Noi che cosa dobbiamo fare? Noi docenti, noi scuola, noi comunità, investire sul capitale umano, perché questo è lo scopo delle scuole, l'obiettivo delle scuole è quello di investire sul capitale umano, di formare giovani, dargli le competenze giuste. E quindi bisogna raccordarsi molto bene su quello che succede. Al di là degli indirizzi, io stasera ho portato nuovamente in giunta a pomeriggio alcune rettifiche e integrazioni, soprattutto nel Barese c'è una lotta sempre molto forte tra scuole, tra presidi, tra dirigenti, perché molto spesso i dirigenti si fanno le lotte tra di loro per avere questi indirizzi senza pensare poi agli studenti, ai ragazzi, no? E lì si è parlato molto, invece si è spostato sugli alberghieri, anche questa è un'attitudine nostra, del nostro territorio, dove bisogna investire, ma per investire bisogna poi avere più ore di laboratorio, perché gli istituti alberghieri hanno nel primo anno 2 ore di laboratorio. Allora, per fare 2 ore di laboratorio vuol dire non formare nessuno, e per fare vera formazione bisogna avere laboratori all'altezza della situazione, perché bisogna investire molto. Quindi i laboratori devono essere ad altissimo livello, perché altrimenti la scuola rimane sempre indietro rispetto a quello che succede invece nella nostra società. Fino a qualche anno fa tu andavi nella scuola e trovavi il progresso, la tecnologia che era sempre un po' più avanti rispetto alla società civile, anche nei comuni. I comuni avevano questa possibile situazione di essere un po' più avanti rispetto alle imprese, rispetto anche certe volte alle scuole. Oggi non è più così. I comuni e le scuole sono un po' più indietro rispetto alle imprese. E allora, per poter dialogare, bisogna dialogare ad armi pari. Bisogna avere le nuove tecnologie, bisogna investire nei laboratori, e le opportunità ci sono. Bisogna parlare la stessa lingua. La stessa lingua vuol dire che il linguaggio deve essere comune, perché se abbiamo linguaggi diversi non ci si capisce, un po' come l'hardware, il software dei computer, no? degli laboratori. Allora, questo è assolutamente importante e necessario. E bisogna chiaramente raccordarsi. C'è in questo momento da parte della regione e da parte dell'OSR regionale un ottimo rapporto, dove si stanno coordinando e facendo delle cose assolutamente straordinarie, e bisogna lavorare per le scuole. Lavorare per le scuole vuol dire, per esempio, supportare ancora meglio l'alternanza scuola-lavoro, quindi mettere risorse a disposizione della scuola, fare progettare, ma non come si fa oggi, perché le scuole sono operate di progetti e fanno solo progetti, non si fa altro, no? Si è perduto un po' alcune altre situazioni che invece vanno, perché ci sono scadenze, perché bisogna affrettarsi, bisogna poi rendicontare, perché bisogna fare tutte queste cose. Quindi occorre cogliere bene le opportunità che ci sono. La regione ha anche fatto delle misure importanti, quindi bisogna anche conoscere queste misure che ci sono e che sono a disposizione delle imprese. C'è PAS Imprese, c'è PAS Neolaureati,
adesso usciremo nuovamente con le competenze linguistiche all'estero, con i tirocini formativi all'estero, insomma occorre essere, come si dice oggi, smart, bisogna essere, capire quali sono i settori prioritari e quindi investire su quei settori, e non si può fare tutto, la scuola non può fare tutto, dobbiamo dividerci i compiti, perché se non ci dividiamo i compiti, la scuola non riuscirà mai a lavorare bene sui nostri ragazzi. Quindi io, come dire, penso, spero, mi auguro che questo, come dire, nuovo indirizzo possa dare, diciamo, questo slancio importante. È chiaro però che, come dire, bisogna anche pensare che ci sono anche altre offerte formative che vanno integrate, che vanno messe insieme. Per esempio, noi stiamo ragionando, io sto cercando di predisporre una nuova legge sull'apprendistato, perché l'apprendistato di primo e di terzo livello è assolutamente fondamentale, perché se non si fa apprendistato e si fa soltanto o esclusivamente, diciamo, tirocini formativi, non può funzionare, i nostri ragazzi non avranno mai quelle giuste competenze. Noi siamo stati criticati, io adesso avrò nuovamente 150 milioni da investire in garanzia giovani, però cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato tantissime opportunità, possibilità ai nostri giovani di lavorare presso le aziende, che poi le aziende sono sempre quelle, cioè noi facciamo nelle aziende garanzia giovani, poi facciamo alternanza scuola-lavoro, poi facciamo RED, poi facciamo tante cose. Allora i soggetti ospitanti sono sempre quelli, allora bisogna incentivare le aziende. Allora anche questo fatto, diciamo, la critica che io ho avuto con non la commissione, dove ci sono tutti gli assessori regionali all'istruzione, formazione e lavoro, che poi le nostre decisioni vanno in conferenza Stato-Regioni, siamo stati criticati perché abbiamo utilizzato molto il tirocinio formativo e ci hanno spinti, ci stanno spingendo a fare invece apprendistato. Allora anche qui bisogna, come dire, raccordarsi, condividere, fare, diciamo, una legge buona sull'apprendistato in Puglia e cercare poi di utilizzarlo. Quindi per concludere io dico questo, che i nostri ragazzi devono prima di tutto istruirsi, poi formarsi e poi, come dire, cercare di lavorare. Questo è il nostro obiettivo. Noi scuola, noi formatori, noi docenti sappiamo, diciamo, come fare, abbiamo bisogno soltanto di strumenti che gli enti locali, gli imprenditori devono metterci e mettere a disposizione, e solo in questo modo si riuscirà a fare qualche cosa. Ringrazio. Ringraziamo l'assessore Leo, passiamo la parola al dottor Augusto Romano. Buonasera, io affronto il discorso di Made in Italy da un punto di vista un po' più aziendale, un po' più imprenditoriale, un po' più ampio rispetto ai ragionamenti che sono stati fatti fino adesso. C'è una parola molto importante su quella locandina, che è marchio. Made in Italy non può diventare un marchio, non può essere un marchio, è già un marchio. E la cosa interessante, anzi le cose interessanti sono due. Uno, che è il marchio più forte del mondo. Fuori dall'Italia, noi magari ce ne rendiamo poco conto, ma fuori dall'Italia, Made in Italy è più evocativo di Coca-Cola, è più evocativo di Apple, è il marchio in assoluto più forte del mondo. La seconda cosa, e questa molto interessante, che da tanti viene sottovalutata, è che noi, per il solo fatto di essere italiani, ne abbiamo l'utilizzo gratuito. Quindi possiamo utilizzarlo gratuitamente, scusate, per il solo fatto di essere italiano. Made in Italy è un marchio, come si dice, di lifestyle, un marchio evocativo di tante situazioni, di tante come dire, suggestioni di stile di vita, di modo di fare le cose, che per chi non è italiano, tra virgolette, ma anche per chi è italiano, è molto affascinante, è molto attraente. Quindi è un marchio molto attrattivo. E questo marchio adesso ha possibilità interessanti di svilupparsi, perché si sono create delle condizioni nel mercato che rendono più appetibile lavorarci sopra. Queste condizioni sono innanzitutto il fatto che il dollaro non ha più una disparità importante con l'euro, quindi diventa meno conveniente produrre all'estero. È aumentata la consapevolezza dei consumatori nei confronti di certi tipi di prodotti o della qualità del prodotto, del contenuto ecologico del prodotto, dell'attenzione all'ambiente, dell'attenzione alla società. Quindi i consumatori stessi
sono più attenti a scegliere prodotti che hanno di nuovo un contenuto e un vissuto più importante rispetto ad altri. La velocità di arrivo sul mercato, oggi i consumatori non sono più disposti ad aspettare mesi per avere i prodotti di cui hanno bisogno, ma li vogliono subito, e velocità fa pugni con la distanza, quindi diventa molto più conveniente dal punto di vista dell'imprenditore e dell'azienda produrre sotto casa piuttosto che andare dall'altra parte del mondo. Quindi queste sono tutte condizioni favorevoli che ci permettono di ricominciare a lavorare sul marchio Made in Italy. Ricominciare perché? Perché fino a 30 anni fa, più o meno 25-20 anni fa, il marchio Made in Italy era molto forte ed era molto diffuso. Poi è diventato molto molto costoso produrre in Italia. Quindi la disparità di prezzo tra i prodotti fatti in Italia e quelli fatti all'estero è diventata talmente alta per cui ai consumatori non conveniva, o perlomeno non apprezzavano la differenza di prezzo nei confronti della qualità. E questo è il primo ostacolo, alla diffusione dello sviluppo del Made in Italy. Se bisogna sviluppare, se bisogna lavorare sul Made in Italy, se bisogna farlo diventare una cosa importante, vuol dire che ci deve essere qualcuno che produce e dei prodotti che arrivano sul mercato, perché altrimenti stiamo parlando di concetti astratti che non trovano riscontro nella realtà. Questo marchio, se vogliamo farlo crescere, se vogliamo alimentarlo, dobbiamo lavorarci su. Non è solo per il fatto che ci sono condizioni favorevoli che cresce e si sviluppa e si alimenta. Dobbiamo lavorarci su in maniera importante e, come ho detto in tanti questa sera, bisogna lavorarci da tante angolazioni. Prima di tutto, su questo vado un po' veloce perché non è l'argomento della sera, prima di tutto sulle condizioni produttive. Quindi se io devo produrre in Italia un prodotto italiano e portarlo sui mercati italiani e internazionali, devo essere messo in condizione di produrre, ed oggi le condizioni sono molto difficili, i costi sono altissimi, tasse, costo del lavoro, burocrazia, infrastrutture, sono tutta una serie di difficoltà molto molto serie che gli imprenditori italiani affrontano per poter portare un prodotto di qualità sul mercato. Attenzione, non parlo delle grandi griff, perché quello è un mondo a parte, però non riguarda le aziende normali. Loro hanno mezzi, capitali e possibilità che il 99% delle aziende italiane non può neanche immaginare, quindi quello è un altro ragionamento. Quindi bisogna mettere le aziende in condizioni di produrre e di portare questi prodotti sul mercato. Il discorso delle ZES è un discorso interessante, se fosse fatto in quest'ottica. Però il fatto che sia stato destinato ai porti la dice lunga sulla logica con cui è stato immaginato, che è stato immaginato una logica di scambio commerciale, non di investimento produttivo. Quindi questo è una cosa importante, che la dice lunga sull'attenzione che si pone alla produzione industriale e alla manifattura. Altre condizioni. Il marchio Made in Italy si basa su 2000 anni di storia d'Italia. Questo è quello che rappresenta nel mondo. 2000 anni di storia, la capacità di saper fare certe cose, il modo in cui le facciamo. In una parte di Confindustria, quella che si occupa di abbigliamento, che è la mia attività, quella di cui mi occupo io, abbiamo coniato uno slogan per rappresentare in maniera più immediata questo concetto. Il Made in Italy è l'arte del bello e ben fatto. Bello e ben fatto, quindi bello esteticamente e fatto bene qualitativamente. Questo implica due cose. L'investimento più importante che bisogna fare per mantenere il Made in Italy è nella cultura. Quindi questo bello, questo saper vivere, questa capacità di fare certe cose deriva dalla nostra cultura millenaria, sempre orientata all'estetica, alla bellezza, al saper vivere, all'apprezzamento, all'architettura, alla musica, all'arte, cose che sono nate e cresciute e sviluppate in Italia, e quindi si poggia su queste basi, che è una cosa che si sta un po' perdendo, perché le scuole si impoveriscono, perché ci sono meno studenti, perché rimangono più indietro, eccetera, eccetera. Questo è l'investimento più importante da fare. Seconda cosa è il ben fatto. Il ben fatto attiene a quello di cui stiamo parlando oggi. Bisogna imparare a fare le cose, ma bisogna imparare a farle come si fanno nel 2017, non come si faceva nel 60. Quindi ci vuole un aggiornamento, ci vuole un avvicinamento alle tecnologie moderne, al modo di fare moderno, al modo di lavorare moderno, ma approcciato da italiani, perché questo è quello che fa crescere il concetto del Made in Italy. E qui entra il rapporto tra la scuola e l'impresa. Proprio ieri ero all'università,
nella facoltà di giurisprudenza e si parlava degli stessi argomenti, di come far lavorare insieme scuole e imprese, università e imprese. E si sono affrontati i temi dell'alternanza scuola-lavoro, degli stage, tutti questi argomenti. Il problema quando si fanno queste cose è l'investimento, ma non soltanto monetario, anzi, quello è l'ultimo, che l'azienda deve fare per seguire questi percorsi. Io lavoro molto con gli stagisti, lavoro molto con le scuole, soprattutto professionali, perché lo stile e il prodotto sono scuole professionali che si occupano di disegno. Se io prendo degli stagisti in azienda, chi lavora in azienda deve fermarsi e occuparsi di loro, quindi deve fare da insegnante, deve fare da tutor, che è una cosa che oggi non si può permettere più nessuno. Non è soltanto un problema di soldi da investire o di risorse, è proprio un problema di gestione dell'attività quotidiana. Lo stesso vale per l'alternanza scuola-lavoro. Ecco perché le aziende sono così restie a portare ragazzi in azienda. Ieri chiacchieravamo di questi argomenti ed è saltato fuori un discorso, cioè ho portato fuori un esempio di mio personale che ho seguito negli ultimi anni. Lavorando con queste scuole di stile, non sono loro che sono venuti da me, ma sono andato io da loro. Quindi l'azienda è andata a scuola, abbiamo sviluppato un progetto insieme lì. Questi ragazzi non hanno mai messo piede in azienda. Ci sono andato io 5-6 volte nel corso dell'anno, 7-8 mesi, adesso non ricordo quanto tempo era di preciso. Sono andato io lì, gli ho raccontato il problema, i ragazzi hanno lavorato, gli ho dato il mio feedback, controllavo come procedono le cose. Questi ragazzi, per due volte consecutive, una volta a tre, un'altra volta a due, sono entrati in azienda. Il giorno dopo che hanno finito il corso, erano pronti per lavorare. Mezza giornata di spiegazione su come funzionano le cose in azienda, diventati operativi. Quindi, secondo me, va proprio ripensato l'approccio del rapporto tra la scuola e l'impresa, perché così come in questo momento non funziona, non va. Perché le aziende non possono, a meno che non hanno strutture interne di tutoring, che pochissime si possono permettere, non possono seguire un percorso del genere. Però è un percorso fondamentale, perché, come diceva l'assessore Leo prima, se non si avvicina il linguaggio dell'impresa a quello della scuola, non andiamo da nessuna parte, perché io non mi trovo persone, studenti, diplomati, laureati che non hanno idea di che cosa dovranno affrontare domani mattina e quindi devono ricominciare ad imparare tutto il giorno dopo. È una distanza veramente importante, che è diventata importante negli ultimi anni. Ultimo argomento, i giovani e la scuola. Bello e ben fatto, manca forse una parola, creativo. Perché la bellezza, il fascino dei prodotti, il fascino dei Made in Italy deriva anche da una nostra creatività, che significa affrontare problemi noti con soluzioni innovative, quindi affrontare cose che già si conoscono, che già si sanno, con soluzioni innovative. Abbiamo tanti esempi in Italia, soprattutto negli scorsi anni, però basta pensare a quello che è successo a Milano, l'architettura posto verticale, ad esempio, no? È un approccio molto innovativo, molto creativo, molto italiano, ad un modo di costruire un palazzo come ce ne sono tanti al mondo, ma questo diventa unico perché c'è tutto quello che c'è dietro. In tutto questo la formazione dei giovani è importantissima, perché sono loro i creativi, non siamo più noi, no? Ormai abbiamo superato la fase della creatività e siamo entrati in un'altra. Quelli che danno creatività al prodotto, che danno creatività all'azienda, che danno appeal al marchio, in questo caso al marchio Made in Italy, sono i ragazzi, che però anche qua hanno bisogno di una formazione diversa, che deve essere molto più internazionale, che deve spaziare in più argomenti, perché la creatività nasce dalla conoscenza. La creatività molto spesso viene confusa con stravaganza, in realtà non è così. La creatività nasce da una conoscenza profonda dei problemi, delle situazioni e delle cose che si vanno ad affrontare. E secondo me qua la scuola deve fare uno sforzo importante per aprire la mente a questi ragazzi in modo che siano in grado di affrontare un problema da N angolazioni e scegliere quella che secondo loro è più attuale, più moderna, più contemporanea e alla fine più creativa. Grazie. Grazie mille al dottor Romano. Se qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro, altrimenti passerei la parola all'assessore Colazzo per la conclusione. Grazie. Mentre ascoltavo il sindaco
comprende sempre la mia emozione, perché intanto con il sindaco Flavio Filoni iniziamo grandi percorsi. È il sindaco delle idee, del coraggio, il sindaco dell'amore totale per il suo territorio. E già sul palco mi chiedeva e ci chiedevamo, Daniela, non possiamo perdere l'istituto di via Corsieri, dobbiamo dargli un'anima, dobbiamo dargli un'identità. E insieme con la grande squadra di tutti gli assessori, di noi tutti, ci siamo adoperati da subito, intanto a rimetterla nella bellezza dell'istituto. Quindi i nostri i contatti con l'ente provincia, ce la siamo riconquistata, ripresa dirigente, lei lo sa. E poi insieme era l'inizio dell'avvio dell'anno scolastico, con i docenti, con i gruppi di formazione e con tutti i colleghi e personale della scuola che qui stasera è con noi, abbiamo iniziato questo bellissimo progetto. Non immaginavo, assessore Leo, che avremmo ottenuto tale risultato così brevemente e con tale efficacia e semplicità. Siamo davvero una grande squadra, a partire dal comune, dalla provincia e dalla regione. E allora il mio grazie, non da assessore, ma da appassionata per la scuola, per fare scuola, perché sono una docente, assessore, del MEDI, ma anche lei è stato il MEDI, vero? Anche lei è stato docente del MEDI. Abbiamo giocato in casa, e si vince sempre in casa, si parte dall'essere vincitori in casa. E poi stasera è una delle tante belle pagine del fare scuola al MEDI e con l'orientamento. Per me questa sera è straordinario tutto ciò. E per l'orientamento devo anche ringraziare una grande compagna di viaggio, che è stata la professoressa Caterina Aprile, sempre. Per l'istituto e per il MEDI e con noi insieme, ora col dirigente. Però vi stupirò, perché grazie oltre a noi qui, io lo devo rivolgere come educatrice e come docente agli studenti futuri e cittadini poi, che io mi auguro che saranno tanti a iscriversi a questo nuovo indirizzo Industria Artigianato Made in Italy. E allora a loro grazie, perché utilizzando gli strumenti culturali e metodologici sapranno interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, i processi di gestione e flussi informativi. Grazie agli studenti e cittadini poi, che sapranno analizzare l'immagine del territorio, sia per riconoscere le specificità del suo patrimonio culturale, che per individuare strategie di sviluppo professionale sostenibile. Grazie ancora a tutti gli studenti che si iscriveranno a Galatone, all'Enrico Medi, al nuovo indirizzo Industria Artigianato Made in Italy, perché sapranno individuare le caratteristiche del mercato del lavoro. Saranno capaci di valorizzare le economie tipiche del Salento con creatività. Un nuovo indirizzo quindi strategico, sia nell'ambito cittadino, provinciale, regionale, che in continuum con l'attività formativa dell'Istituto Enrico Medi accompagnerà concretamente il giovane nel mondo del lavoro. Noi dobbiamo, assessore Leo, essere premiati, e in maniera preponderante, sia per la qualità e la coerenza progettuale che per la giustificazione dell'intervento. Una proposta quindi la nostra, progettuale, con elementi certamente innovativi, che favorirà l'incrocio tra domanda e offerta qualificata di lavoro. E allora, eleviamo insieme il livello di collaborazione e di integrazione. Grazie a tutti per ciò che sarà fatto, grazie alla buona scuola.
Allora, credo che siamo ormai, vorrei cogliere l'occasione per fare due, prima di eventualmente aprire a qualche intervento del pubblico, di fare due appelli. Primo, chiaramente, l'appello alle iscrizioni, perché dobbiamo tutti, se qualcuno di voi ha qualche, anche mezza persona non esiste, ma insomma, dobbiamo andare come se fosse una campagna elettorale all'ennesima potenza, casa per casa, perché sennò tutto questo che stiamo facendo rischia di, ahimè, diventare solo un vuoto esercizio e vano. E poi un'altra cosa, oggi è uscito il bando, l'avviso pubblico per reclutare 20 alunni stranieri, cittadini stranieri per un corso e altri 20 per un altro corso, per corsi di lingua di alfabetizzazione italiana 1 e di un corso un po' più avanti dell'alfabetizzazione. Sono corsi che noi facciamo con i fondi europei, sono ancora un segno in più dell'apertura della scuola al territorio, perché non sono diretti come al solito ai nostri alunni, ma alle persone del territorio. Quindi i bandi sono stati, saranno pubblicati sicuramente sul sito del comune con cui collaboriamo, sono sul sito della scuola nell'albo, c'è tempo fino a metà febbraio per iscriversi, quindi se qualcuno di voi ha cognizione di qualche cittadino straniero non madrelingua italiana che vuole approfittare dell'occasione e iscriversi, adulto lo può fare, quindi invito tutti anche a veicolare questo messaggio. A questo punto chiedo al conduttore di andare avanti. Grazie, scusate l'interruzione. Sì, passiamo la parola a chi vuole fare delle domande. E solo delle considerazioni. Allora, questo territorio ha da tempo questa presenza scolastica e noi come docenti, e oggi lo dimostra la presenza così forte, battiamo ogni anno per contrastare quella che è appunto la diminuzione dei flussi scolastici, e questo è comunque frutto di una cattiva politica, permettetevi, fatta sul territorio, perché se il professionale pochi anni fa era una sede che aveva delle succursali e Galatone aveva una sua peculiarità nell'istituto tecnico, non abbiamo voluto tutelarlo, non l'ha tutelato, non c'entra sicuramente l'amministrazione, c'entra la regione con uno screditamento di, chiedo scusa, non c'entra neanche lei assessore perché non c'era, però la regione deve essere attenta nel momento in cui opera sui territori, deve essere attenta perché i territori possano esprimere quello che è la peculiarità del territorio stesso. Non possiamo ogni anno battere con un'attività di orientamento, e permettete, io lo faccio da 20 anni veramente con amore per questa scuola, al costo di non dormire la notte per capire come poter far arrivare ai nostri ragazzi il messaggio giusto. E grazie a Dio, ed è l'offerta che noi facciamo e sono i risultati che noi otteniamo a farci vivere ancora, perché siamo contornati da realtà, e vedete Galatina, vedete Gallipoli, vedete Nardò, che ci combattono nella maniera più infida, e sono i risultati dei nostri ragazzi, i risultati che quello che noi giornalmente, e convengo con quello che diceva prima il vicepresidente di Confindustria, noi quella sua attività di far venire da noi o noi andare presso altre realtà a portare competenza, l'abbiamo fatta con quell'alternanza di lavoro, e il comune ne è un testimone. Lo scorso anno una quarta classe ha permesso a questo comune di poter pubblicare dei bot sugli open data, molti comuni di questa regione, di questo nostro diciamo, territorio ancora non sanno cosa sono gli open data. Noi come scuola siamo venuti e l'abbiamo fatto, noi come scuola, grosse aziende tipo la SNAM è venuta a fare formazione da noi, tipo altre aziende che si mettono a disposizione, creiamo, vengono loro, formiamo e poi i ragazzi vanno. Però questa forza deve essere garantita. Noi in questo progetto ci abbiamo buttato l'anima, ma se il territorio non ci dà, non fa rete forte con quelle che sono le aziende di questo territorio, perché noi che possiamo andare molto lontano, noi facciamo un buco nell'acqua. Primo, perché abbiamo dei professionali, lei lo ha detto un momento fa, dove passa soltanto il discorso dell'enogastronomia. Il territorio, il Salento, non è solo questo. E ragione per il quale, permettete se io stasera voglio fare un po' l'avvocato del diavolo, ma perché amo questo territorio, mi spendo
tutti i giorni per questo territorio. Abbiamo bisogno di supporti, non è soltanto dare l'indirizzo, abbiamo bisogno che la regione veda in questa realtà, perché crede in questo progetto, che supporti questo tipo di discorso, e così noi possiamo andare avanti. Quindi io vi posso dire l'assurdo, e l'assurdo è questo, che noi comune, noi scuola di Galantone, non entriamo nelle scuole di Nardò perché loro tutelano il loro territorio. Le nostre scuole medie, vorrei tanto che ci fossi qui i dirigenti, aprono le porte al mondo. Quindi quello che voglio dire è questo, ringraziamo tutte le... No, assessore, mi faccia finire, poi gli do tutto. La ragione è questa, la regione deve tutelare i territori, li deve tutelare con una distribuzione che non porti le scuole ad avere una battaglia, perché questa fino al 6 febbraio è veramente uno scontro che debilita le persone. Allora noi non avremmo avuto tutto questo se ci fosse stata una considerazione diversa e una razionalizzazione diversa sul territorio. E visto che lei lo ha detto, e io lo so, che i flussi diminuiranno talmente tanto che tra poco l'idea che un liceo stia qui non è possibile, nella ricostruzione di questa razionalizzazione tener presente questo territorio che sempre si è battuto, che sempre si è distinto e sempre lo farà per la volontà di pochi docenti di questo piccolo paese. Solo questo volevo dire, grazie. Grazie per essere stato. Se qualcuno vuole rispondere... Tanto praticamente non ho capito la regione cosa avrebbe dovuto fare, cosa fa. Io, voi avete fatto due richieste. Aspetta, giusto per... Siccome ogni territorio, ovviamente io sono un assessore regionale, no? Non sono un assessore comunale, quindi ogni comune, ogni provincia, ogni scuola soprattutto, addirittura ci sono scuole in Puglia che chiedono alla regione di non dare quell'indirizzo ad un'altra scuola, Quindi quando parliamo, diciamo, in generale, diciamo, le colpe vanno e i meriti, secondo me, siccome io credo nella squadra, come ha detto l'assessore poc'anzi, che credo nella squadra, da soli non si va da nessuna parte, quindi meriti e demeriti vanno sempre distribuiti, perché se poi voi chiedete per esempio due indirizzi, quello sul Madrid ve l'ho dato, avete chiesto anche il turismo, sai perché non ho dato il turismo? Perché già esiste... Aspetta, sì, però stavo chiesto. No, abbiamo chiesto. Però non sto concludendo, non mi fate concludere. Ho capito, non mi fate concludere. Non mi state facendo concludere. Perché c'è già una, come dire, un'abbondanza di turismo, di istituti tecnici, diciamo nelle vicine. Allora non l'abbiamo dato, allora bisogna ragionare in questo modo. Perché se noi scuole ci facciamo la guerra l'una con l'altra, è chiaro che proprio per quello che dicevamo, per la diminuzione di studenti, eccetera, non riusciamo a fare qualità, perché è un po' come negli ospedali, noi non possiamo avere un ospedale in ogni comune, perché se noi dovessimo fare questo, la offerta, diciamo, di qualità sarebbe scarsa. Allora noi dobbiamo concentrarci, oggi ho fatto una riunione per esempio a Bari, sui poli tecnico-professionali sull'energia, altro problema importante. Perché noi dobbiamo capire quali sono le attitudini del nostro territorio e dobbiamo perseguire quegli obiettivi, cioè noi non possiamo fare tutto, perché non siamo bravi a fare tutto, noi riusciamo a fare cose meglio rispetto agli altri territori, cioè se uno straniero viene qui in Puglia, viene qui nel Salento, viene perché vuole trovare determinate cose, anche il Made in Italy è una nostra caratteristica, quindi noi dobbiamo, per esempio il TAC, no? Il tessile, l'abbigliamento, il calzaturiere, che l'abbiamo scordato tutti, dobbiamo continuare a credere in questo settore, perché è assolutamente fondamentale per noi, perché noi siamo bravissimi a fare questo. Non sono d'accordo sull'enogastronomia, l'enogastronomia è un altro settore nostro, fondamentale, importante, gli istituti agrari, anche quelli sono assolutamente da incentivare e da supportare. Allora, ogni territorio nelle indirizzi di dimensionamento, e parlo solo di questo perché io poi ho anche altre deleghe, grazie a Dio, siccome il Presidente Leone mi ha dato per la prima volta ad un assessore le tre deleghe secondo me più importanti, che sono in linea tutte,
istruzione, formazione e lavoro. Quindi sono molto in linea e una lavora per l'altra, perché l'istruzione senza la formazione, senza il lavoro, come dire, non vanno. Però queste, diciamo, sono attitudini sulle quali noi dobbiamo davvero insistere, cercare di impegnarci totalmente tutti, facendo squadra, facendo sinergia. Quello che io noto come assessore regionale, da questo mio, diciamo, posizione anche privilegiata, se vogliamo, è che noi continuiamo a ballare da soli, cioè noi non facciamo cooperazione, non cooperiamo. Oggi, in questo mondo così tecnologicamente avanzato e così, diciamo, connesso, se non si fa squadra, non si va da nessuna parte. Galatone non va da nessuna parte se, come dire, lavora da sola. C'è un territorio importante, Nardò, Galatone hanno caratteristiche comuni, per esempio, tante, sono due paesi, due città bellissime, porti importanti. Le sinergie ci devono necessariamente essere, per forza, perché sennò non si va da nessuna parte. Il dimensionamento scolastico è fatto sulla base di orientamenti che dà la regione. La costruzione di poli professionali e tecnici è necessaria, perché solo così si riesce a fare qualità. È quello che dicevo, io sono d'accordissimo con quello che hai detto. Sto dicendo che nel passato, assessore Leo. Allora, io sono d'accordissimo con te, sposo appieno il problema non era nei tuoi confronti, nella mia. E ti ho detto, nel passato ciò non è avvenuto. Ciò non è avvenuto perché non si è tenuto conto di alcune realtà. Ora, io quello che mi auguro, ed era questo, probabilmente non sono stata felice quello che mi auguro adesso è che questo percorso possa funzionare. Per funzionare ha bisogno della squadra generale, questo era. Infatti. Grazie. Un attimo soltanto, c'era veramente un'altra domanda, se posso. Innanzitutto buonasera, sono i ragazzi che stanno guardando la diretta streaming. Assessore Leo, innanzitutto io parlo in doppia nome di veste, uno di lavoratore del RED, qualche persona già mi conosce perché comunque sono stato, diciamo, un attimino colui che ha tirato l'acqua, no? Perché da settembre che non prendiamo un euro. E io ringrazio comunque la regione perché è stata la prima regione diciamo in tutta Italia a fare una misura ad hoc per questi progetti e quindi impegnarci nelle scuole. Però adesso vogliamo chiarezza. Purtroppo l'assessore Ruggeri è nuovo in questa materia. L'unico che potrebbe, quantomeno, dare un è proprio lei. Non sappiamo, io non do colpa a voi, però ne abbiamo bisogno. Abbiamo veramente bisogno. Adesso è veramente lo stato di estrema necessità. Io parlo dell'ambito di Martano, tuttora mi chiamano persone che hanno bisogno, ma sono il primo io ad avere queste. Allora vogliamo un attimino chiarezza, perché è vero l'assessore Ruggeri, quello che sta dicendo, lui sta facendo il suo, però lei in questo momento, secondo me, è la persona che può dare, perché ha rapporti anche per il fatto del lavoro, quindi formazione, quindi ha progetti paralleli. Non so, noi ovviamente questo è uno stato di estrema necessità, assessore, quindi io ho anche contatti con IPS mi dice un problema regionale, quando poi chiama regione, no, non è regione, ma siamo. Allora, vogliamo la chiarezza. Sono convinto che c'è ancora qualche problema, diciamo, nell'erogazione che non dipende, ma non voglio stare a dire di chi è la colpa. Però indubbiamente ci sono questi due nei, tra virgolette. Uno è quello dell'erogazione, un po' come succede con Garanzia Giovani, e anche, diciamo, dei soggetti ospitanti. Noi abbiamo pochi soggetti ospitanti. Il RED, diciamo, anche questo è il solito problema. Cioè,
purtroppo. Quelli che gli ospitano l'assessore, però sono convinto che la Caterina parlava dei comuni, il comune avete fatto sicuramente un lavoro egregio, no? Nel comune di Caterina. Però io sconsiglio di andare presso i comuni, perché nei comuni non c'è la possibilità poi di essere assunti, perché come sappiamo bene, ma nemmeno in regione, non solo nel comune, non c'è la possibilità. Quindi preferirei io che i nostri ragazzi andassero più nelle aziende, perché può essere che un ragazzo che fa alternanza il quinto anno e come dire poi l'azienda dopo qualche mese lo prenda a lavorare. Il comune è un po' difficile come in regione, quindi stiamo lavorando davvero tanto. Adesso c'è la misura anche nazionale che insieme è stata già liquidata quella, però e non sì. non confondiamo le cose adesso, che insieme diciamo fanno coppia Rei e Red. Grazie anche a questa nostra banca dati, a questa nostra iniziativa. Il Sia Red assessore. Sia Red, Rei, ci sono la nuova misura diciamo nazionale che insieme al Red, come dire, facendo coppia, diciamo, darà più possibilità per queste persone chiaramente che si trovano in uno stato di disagio. Dobbiamo ovviamente velocizzare i pagamenti, che indubbiamente è diciamo quella cosa che ci fa rimanere un po' indietro. Ringrazio tutti e do la parola per i saluti finali al professor Antonacci. Sì, altrettanto io saluto ovviamente tutti gli ospiti e i relatori che sono intervenuti. L'idea di questo incontro è stato quello proprio di creare sinergie tra quello che è il mondo politico amministrativo degli enti locali e quello della formazione. Credo che possa essere questo solamente un primo appuntamento, tra l'altro altre figure del territorio possono intervenire nei prossimi appuntamenti proprio per entrare nel merito più specifico. Io ringrazio il dottore Romano, l'assessore Reo, ovviamente il dirigente Camarota, Maurizio, l'avvocato Pinca e ovviamente il sindaco come rappresentanti diciamo delle istituzioni e delle responsabilità politiche, ovviamente la collega e assessore vice sindaco ovviamente Daniela Colazzo, anche i assenti dovuti solamente per un motivo di ordine maggiore e ovviamente grazie, e un grazie assolutamente ma proprio grande a tutti i colleghi del Rigomedi, perché siamo una scuola e forse quello che deve uscire da questa riunione il significato è quello dell'essere squadra, uniti, il noi invece del io. Grazie ancora a tutti quanti, grazie a tutti i colleghi.